Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il Terzo Tempo Live, le 16:03 minuti in diretta su Rete 8 Sport. La SPAL vince a Pescara 1-0, decide il rigore trasformato da Valotti all'ottavo minuto del primo tempo, uno degli ex di questa partita a decidere, però davvero un errore secondo noi clamoroso dell'arbitro, un abbaglio preso dal direttore di gara alla penna di Roma 1, perché in quel momento, in quella dinamica, sì è vero, è mancata la copertura di Busellato sulla triangolazione tra Mora e lo stesso Valotti, però insomma il fallo non c'è di Scognamiglio, Valotti, o meglio Mora, ha cercato il contatto con Scognamiglio, che in quel momento non si poteva affatto smaterializzare. Tutto questo all'ottavo minuto, Valotti ha trasformato il rigore, poi al 43esimo, altro episodio determinante, l'espulsione di Drudi, e qui insomma Drudi ci ha messo di suo, perché in quel momento ti stai giocando la vita, non devi andare a protestare, sei stato già ammonito, l'arbitro, ripetiamo, inadeguato, la penna di Roma 1, Pescara in 10 uomini dal 43esimo, per tutto il secondo tempo è rimasto comunque in partita l'11 di Grassadonia, che non si è affatto disunito dopo il rigore trasformato da Valotti, ma non è bastato, il Pescara sconfitto ancora in casa, questo è l'ottavo KO all'Adriatico. Giovanni Cornacchia, buonasera a Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Beh, insomma, bisogna parlare di episodi che hanno deciso questo match. Beh, nella tua analisi hai centrato subito il punto, la spalla squadra sorniona, squadra di categoria, con giocatori esperti, ha speculato alla grande sui due episodi che ha avuto a suo favore, e quindi il calcio di rigore e l'espulsione. Il calcio di rigore dal mio punto di vista è inesistente, perché Scognamiglio si ferma, certo. Se ci fosse stato il VAR non credo che avrebbero mai dato quel rigore. E l'espulsione di Drudi, come hai detto tu, un po' ingenua, visto che era stato da poco ammonito, poteva evitare. Peccato, perché il Pescara anche oggi secondo me ha fatto una buona gara, un Pescara ripreso, una squadra un po' più consapevole, un po' più aggressiva, un po' più vogliosa di provare a fare la partita. Veramente un peccato, perché la SPAL non è che abbia fatto chissà che cosa per meritare questa vittoria. Assolutamente, l'unica cosa è che chi è entrato magari non ha dato il contributo che ci si sarebbe aspettato. Sì, eh? I cambi oggi non sono stati, come hai detto tu, molto produttivi sotto certi punti di vista, però anche il mister poteva fare poco oggi, perché già aveva cercato di cambiare qualcosina nel primo tempo dopo che eravamo andati in svantaggio, con molto coraggio secondo me, mettendo Macino un po' tra le linee, perché gli ha cambiato posizione, certo. Ha cercato di fare questo 3-4-1-2, cercando di andare in avanti, cercando di giocare tra le linee, e ha fatto il massimo. Poi nel momento in cui siamo rimasti in 10 contro una squadra così importante, con giocatori, certo, con giocatori di qualità, di categoria, era difficile invertire anche un assetto tattico, un piano partita. Ci ha provato facendo cambi ruolo per ruolo più o meno, anche perché i cambi che sono entrati sulla carta erano giocatori importanti oggi. No, ma infatti non era in discussione per quanto mi riguarda, non hanno fatto, ecco, la sostituzione, non hanno fatto bene, non hanno cambiato la partita, esatto. Questo è un po' questa è un po' la sintesi. Vero. Ma è prontissimo Enrico Giancarlo all'esterno dello stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, buonasera Enrico. Ciao Massimo, buonasera a te, un saluto a Fabio Ferraresi e un saluto a chi ci guarda da casa su Rete 8 Sport. Non è andata come tutti si attendevano questa partita allo stadio Adriatico tra Pescara e SPAL. Prima di andarla a raccontare, io volevo fare una mia considerazione, una mia analisi su quella che è la partita, su quello che è stato l'approccio alla partita della Pescara, perché nei primi 10 minuti fino al rigore concesso per questo fallo, come hai detto giustamente tu Massimo, dubbio ai danni di Mora, il Pescara a me non era piaciuto, perché ha avuto un atteggiamento troppo remissivo, si era messo lì ad attendere sulla tre quarti campo la SPAL, quando poi il Pescara invece ha dimostrato di saper giocare a calcio e di poter fare la partita. A me sarebbe piaciuto vedere un Pescara pronti via a cercare di fare la partita, perché ora questo organico non può più e non deve più permettersi di attendere gli avversari.
ti può andare bene in determinate partite, ti può andare male come oggi, perché comunque la SPAL dai e dai i primi 5 minuti, poi entrate in area di rigore e il contatto Mora-Scognamiglio, lo ripetiamo, dubbio, anzi furbo Mora, ingenui Scognamiglio e la penna, e alla fine è arrivato il gol della SPAL. Ma andiamola a raccontare la partita. Pescara-SPAL 0-1, approccio non positivo del Pescara che concede campo alla SPAL, la SPAL ne approfitta, fraseggia nella tre quarti campo biancazzurra con una triangolazione, Mora all'ottavo entra in area di rigore, Scognamiglio prova a togliere la gamba, il contatto c'è, Mora va a cercarlo, la penna indica il dischetto tra le proteste, dal dischetto va l'ex Valoti, Fiorillo indovina l'angolo, tocca il pallone ma non basta per evitare il gol del vantaggio, il Pescara si mette a giocare, comincia a spingere soprattutto sul lato sinistro dove Masciangelo tocca un gran numero di palloni, non è mai precisa però in fase di ultimo passaggio, a conti fatti Thiam non compirà neanche un intervento, invece da segnalare prima l'ammonizione da Drudi per fallo su Asensio, poi sul finire di tempo Drudi dopo aver battibeccato proprio con Asensio va faccia a faccia con Mora, il direttore di gara decide per sventolare il secondo giallo a Drudi, a Mora neanche l'ammonizione, Pescara in 10. Nel secondo tempo Grassadonia si mette con la linea 4, quelli che erano i quinti di centrocampo vanno a fare i terzini con Gutt e Scognamiglio centrali, 4-3-2 diciamo così il sistema di gioco scelto dal tecnico Grassadonia, un Pescara che non si fa impensierire dalla SPAL ma non riesce neanche ad essere tanto pericolosa. Poi in un unico slot arrivano altri tre cambi con Maestro, Memuscia e Galano per cercare di dare ulteriore qualità, ma le uniche azioni arrivano nei secondi, nei minuti finali. Prima Gutt sugli sviluppi di un corner calcia in corsa ma va vicino al bersaglio grosso, poi ci prova Seter, conclusione debole parata da Thiam, in pieno recupero angolo di Memuscia, colpo di testa sul primo palo di Gennaro Scognamiglio, palla che termina lontana però dal bersaglio grosso, era una buona opportunità. Fa riflettere la gestione dei cartellini di La Penna anche su come è stato, diciamo così, giudicato un fallo di Sernicola su Masciangelo, ma il Pescara a conti fatti perde questa partita allo Stadio Adriatico, la SPAL batte il Pescara per 1-0. A te Massimo. Grazie Enrico, dunque ci hai raccontato la partita, la cronaca della gara da parte del nostro inviato Enrico Giancarli. Andiamo a vedere il quadro dei risultati, perché naturalmente ci sono alcune partite che devono essere ancora disputate, anzi si sta giocando perché sono le 16:10, Venezia-Brescia che sono in campo appunto da circa 10 minuti, alle 14 perché ieri non c'è stato l'anticipo, Cosenza batte, o meglio Frosinone batte Cosenza 2-1, il Frosinone ha vinto questa partita in rimonta, Cosenza in vantaggio con Crecco, poi Novakovic a 5 minuti dall'epilogo, il gol che ha deciso il match firmato dal polacco, uno dei tre centrali della formazione di Alessandro Nesta, ex Palermo Simischi. A Cremona Salernitana batte Cremonese 1-0, ha deciso Djuric, Entella Ascoli 0-0 al 75esimo, espulso Bukel, quindi l'Entella ha avuto l'opportunità di vincere questa partita in superiorità numerica ma non c'è riuscita la squadra di Vincenzo Vivarini, Pisa Regina 0-0 appunto come detto di Anzia a Pescara, SPAL batte Pescara 1-0, la SPAL vince la sua prima partita nella storia a Pescara con Valoti sul rigore, io vado oltre perché per me il rigore non è dubbio, è inesistente, lo abbiamo anche detto, lo abbiamo rivisto a più riprese perché insomma non si può smaterializzare gli Scognamiglio, è stato molto furbo, mettiamola così, Mora che ha cercato il contatto, lì l'errore è stato di Busellato sulla triangolazione secondo me tra Mora e tra Valoti, non ha scalato Busellato, non è andato a coprire Fabio proprio per andare a analizzare quell'azione. Sei d'accordo? Sì Massimo, dopo sicuramente rivedremo con l'aiuto della regia le immagini del gol, e quando ci sta un 1-2 al limite dell'area di solito si cerca di correre e di scappare col giocatore che certo che va verso la porta, no? che chiede l'1-2, là c'è stato un errore sicuramente, anche se poi il rigore inesistente, dai. Dal mio punto di vista, come ho detto prima, è un rigore che non si può dare mai, la gestione della partita dell'arbitro non mi è piaciuta perché il primo tempo, se non vado errato, abbiamo subito 11-12 falli e ne abbiamo fatti 5-6, avevamo
tre ammonizioni contro due. Certo. E quindi c'è stata una gestione sbagliata su Drudi, al di là del fatto che lui sicuramente da giocatore esperto qual è poteva evitare quel faccia a faccia con Mora, non si ammonisce un giocatore perché, sì, perché va petto a petto con un avversario che magari si è buttato per magari spiegarsi di una dinamica di gioco che è successa poco prima. Quindi io sono d'accordo con te, Fabio, però dall'alto della tua esperienza, tu che guidi la difesa, che sei un giocatore importante, ti stai giocando la vita, non devi dare un motivo in più ad un arbitro che ha già dimostrato di essere purtroppo per lui inadeguato. Cioè, su questo sono d'accordo, però poi durante i 90 minuti quello che ti passa per la testa e l'emotività, la gestione della partita, a volte anche da un giocatore come Drudi, che ha sempre dimostrato grande equilibrio e esperienza, ti parla uno che in carriera non è stato mai espulso, quindi però mi è capitato alcune volte di andare oltre le righe, perché poi la situazione di classifica, il momento storico ti portano ad essere un po' più nervoso magari, no? Certo. Poi Mora è un provocatore, Sì, io Drudi lo reputo un ragazzo molto corretto, un giocatore pulito, anche secondo me anche nelle proteste non ha esagerato, l'arbitro ci ha messo molto del suo oggi, ma al di là di questo io voglio trovare gli aspetti positivi di questa partita, e secondo me gli aspetti positivi sono che, io lo dico da tanto tempo e oggi ho la conferma, che spero Grassadonia, dopo aver provato obbligatoriamente, perché avevo un uomo in meno, una difesa a 4, forse si convinca che si possa fare, perché il secondo tempo il Pescara ha subito poco e niente giocando così, ma e mancando del suo giocatore più rappresentativo in questo momento per questa linea 4, che è Drudi. Sì. Io credo che se noi abbiamo un po' più di coraggio, e oggi l'ha dimostrato mettendo Machine, comunque giocando con due punte, cercando sempre di essere propositivo, con una difesa a 4 si può giocare con Machine mezzala e Galano tre quarti, secondo me, e con Machine mezzala, Galano tre quarti, due punte, forse possiamo provare a fare qualcosa di importante. Questo è il mio punto di vista, poi chiaramente l'allenatore è lui. Oppure magari riproponendo quello che era stato escogitato lo scorso anno da Zauri, un 4-3-2-1 con Macino e Galano sulla tre quarti alle spalle di una punta. Io li vedo bene. Però Giannetti insieme mi piacciono. Giannetti a me piace tanto come giocatore, un giocatore che si sa muovere coi tempi giusti, attacca spesso la linea quando c'ha la possibilità e dà grande respiro anche a Odgaard, perché ne viene agevolato dalla sua presenza. A me piacciono insieme questi due giocatori, è chiaro che non sono due bomber. Setter lo vedo in grande difficoltà fisica, sì, no, è vero, sta facendo fatica, non sta bene, e se il mister avrà il coraggio di provare a giocare con una difesa a 4, o Machin o Maestro, chiaramente, perché è anche un giocatore importante, e un tre quarti che può essere Machin o Galano, secondo me abbiamo ancora delle grandi chance, perché questa partita a me non è dispiaciuta affatto. Sono d'accordo con te, le opzioni non mancano a Grassadonia, in attesa che parli l'allenatore del Pescara. Vediamo per un attimo e poi cederemo di nuovo la linea al nostro Enrico Giancarli. La classifica non l'ho fatta ancora vedere, perché si è fermato il Cosenza, sconfitto in casa dal Frosinone 2-1. Eccola qui la classifica, vediamo le parti basse, la zona calda della graduatoria, con il Pescara che in questo momento è penultimo. Ultimo, l'Ascoli ha pareggiato a Chiavari 0-0, 15 minuti finali in 10 uomini, la formazione di Sottil per l'espulsione di Buchel, il Cosenza rimane a 23 e poi ci sono tutte le altre, si è fermata di nuovo la Cremonese, secondo stop consecutivo per la squadra di Pecchia. Insomma, questa è la classifica. Sabato prossimo il Pescara sarà di scena a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, che è in grave difficoltà, un solo punto nelle ultime 4 partite, con 2 sconfitte tra l'altro interne, nel girone di ritorno ha vinto solo una gara proprio a Ferrara contro la SPAL per 3-1. Andiamo da Enrico. Sì, perché volevo fare una domanda a Fabio in attesa di vedere se dovesse arrivare o meno qualcuno qui in postazione per parlare con noi. A Fabio volevo chiedere se era d'accordo con me con l'atteggiamento con cui la
squadra si è proposta oggi, o meglio quella che era l'idea tattica di Grassadonia, di aspettare la SPAL, farla fraseggiare nella tre quarti campo. Io mi sarei aspettato un Pescara che continuasse il suo step di crescita per essere sempre più propositivo. Prima osservazione, la seconda da fare sempre a te e a Fabio sulla gestione dei cartellini e su quello di Sernicola del secondo tempo. Ma Enrico, sulla prima considerazione che hai fatto in parte mi trovi d'accordo, però poi bisogna mettere in conto che ci sono anche gli avversari e oggi gli avversari erano di grande caratura sia dal punto di vista della personalità che dal punto di vista tecnico della gestione della palla. Io credo che il Pescara non volesse fare questa partita, perché poi lo ha dimostrato anche nel corso della stessa. È stato costretto in parte perché la SPAL è una squadra, tra virgolette, di Serie A, Massimo. Una squadra di Serie A. Ha un grande palleggio. Se tu guardi, Cittadella sì, Pescara sì, e Pescara SPAL, vedi due partite all'opposto. Certo. Una squadra, il Cittadella, che sembra una squadra di Serie C, quindi che ti aggredisce, gioca solo sulle seconde palle, sulle ripartenze. Una squadra cattiva che gioca sull'agonismo. Una squadra invece, la SPAL, che ti ha fatto anche giocare, no? Per lunghi tratti della partita. Però poi è una squadra che quando decide di palleggiare, di accelerare, di provare a fare qualcosa, ce l'ha nelle corde, sia per consapevolezza sia per qualità. Il Pescara forse è stato costretto, Enrico, da quello che ho visto io, a subire qualcosina nei primi 15-20 minuti. Però è stata una sofferenza che non è che abbia prodotto chissà che cosa da parte della SPAL, no, a parte quel rigore mezzo e mezzo e quel cross in cui Vincenzo ha smanacciato Rasoterra. Non è stato impeccabile lì, è stato bravo Scognamiglio. Sì, molto però bello. Ha creato poco, no? Per essere una squadra con così tanta qualità. Quindi Pescara la partita, secondo me, l'ha interpretata nel modo giusto. Poi è chiaro che gli episodi in questo momento incidono e l'arbitro, come hai detto bene tu, sia nella gestione dei cartellini, sia nella gestione del rigore, ha influito oggi enormemente sul risultato. No, il rigore è stato un autentico abbaglio, non mettiamo neanche dubbio, perché allucinante è stato, insomma non si dà mai un rigore del genere. Io sono d'accordo con te, perché effettivamente ci sono anche gli avversari fanno leva tantissimo sul possesso palla e sono dei maestri, perché la qualità tecnica della SPAL a centrocampo è impressionante. Sì. È impressionante, e come dicevi tu, è una squadra completamente diversa dal Cittadella, che è una squadra fisica, è una squadra che gioca soprattutto sulle seconde palle, che sa fare anche possesso palla, ma in realtà le qualità, le peculiarità del Cittadella sono altre. Quindi secondo me il piano partita poteva essere anche quello, anche perché non ci dimentichiamo, Enrico e Fabio, che la SPAL sì, la potevi anche un po' andare a prendere alta, però loro ripartono anche molto bene, perché oggi ha messo Marino Di Francesco alle spalle di Asensio, e Di Francesco è un giocatore che, insomma, se non stai attento ti può bruciare proprio nello stretto, nel breve. Hai nominato il nome che poi nella mia analisi volevo nominare anche io, che è Pasquale Marino, certo. Che è un allenatore per questa categoria che è un lusso, è talmente esperto, è un allenatore pragmatico, comunque è capace, competente, è nella gestione anche dei cambi, il giocatore ammonito, il giocatore è un po' nervoso, l'ha tolto, oggi ha schierato una squadra giusta, oggi ha senso i primi 25-30 minuti. Stava bene. Molto bene. Ha fatto una grande partita. Sì, assolutamente. Molto motivato, partita. Evidentemente. Sulla gestione dei cartellini, Massimo e Fabio. Ma io, guarda, ti dico: no, hai ragione. In generale, per me l'arbitraggio è stato inadeguato. Io non mi pronuncio mai così nei confronti di un direttore di gara, però secondo me ha fatto la differenza in negativo la penna di Roma 1. Che tra l'altro sono andato a vedere, lo stesso arbitro che ha diretto Frosinone-Palermo la finale playoff di 3 anni fa. Non so se ricordate, il Frosinone andò in Serie A, il Frosinone di Longo, tante polemiche, pallone lanciati dagli spalti dalla panchina in campo. Il Palermo fece anche ricorso per questa gestione tutt'altro che impeccabile, uso un eufemismo, ma al di là di quella partita io rimango a questa, secondo me inadeguato questo arbitraggio. Su Sernicola ti dico la mia, Enrico, io ho avuto questa sensazione. Sernicola sì. è andato in anticipo netto su Masciangelo, poi chiaramente è franato addosso al giocatore, però la palla è stata colpita piena
da Sernicola, quindi non lo so, io lì ho qualche dubbio. Io quello che ti voglio dire, Massimo, no, ma io dico questo perché il direttore di gara ha dato il vantaggio, ha dato, quindi se dà il vantaggio vuol dire che hai visto il fallo, e se hai visto il fallo lì devi intervenire col cartellino. Beh, sì, almeno per sì, quella che è stata la linea, sì, nel primo tempo con i falli fischiati, sì, no, a fusellato, il metro di valutazione e... no sono d'accordo, ma sul metro intendevo dire io, sul metro sì, perché sì, se l'arbitro su Sernicola dice è vantaggio vuol dire che ha giudicato falloso l'intervento, e allora se l'intervento lo giudichi falloso per il modo come è entrato è cartellino tutta la vita. Sono soprattutto d'accordo per come li ha dati con facilità nel primo tempo. No, no, per quello sì, per il metodo di valutazione sono che è assolutamente difforme. Sono d'accordo io non con questo. A me questo arbitro mi ha arbitrato una delle ultime volte che giocavo in Serie C, è uno degli arbitri con cui non andavo d'accordo, perché poi gli arbitri è una categoria difficile, però con molti se hai rapporti e sai parlare è anche piacevole, perché poi sono disponibili. Questo è un arbitro arrogante, indisponente, e come avete detto bene voi, secondo me nemmeno tanto competente, ma la munizione che secondo me ha cambiato un po' l'esito della gara è il primo cartellino a Drudi, sì, perché quel cartellino secondo me non ci sta. Perfetto, sono d'accordo. Sono d'accordo, il primo sì. Perfettamente d'accordo anch'io, Fabio. Il primo non c'è, è un'entrata in teoria sulla palla, comunque un'entrata normale, non cattiva, non da tergo, con una gamba non troppo alta. Infatti poi, Drudi gli dice ma che fallo, è, che ammonizione è questo? Il fallo, puoi fischiare il fallo ma non puoi mai ammonire. Ecco, però lì poi io sono d'accordo con te, c'è la transagonistica, per carità, c'è l'emotività del momento che attraversi, però il giocatore rappresentativo, esperto, deve essere un po' più freddo. Perché poi tra l'altro quando si è allacciato, sì, si è allacciato con Asensio in quell'azione, è stato bravissimo, se non vado errato, Scognamiglio su Di Francesco, Di Francesco murato da Scognamiglio, lui si è allacciato con Asensio e poi va a discutere con Mora. Però lui con Mora ci discute per quello che è successo poco prima. Ho capito, però... non lo so Massimo, io in parte ti do ragione, però da giocatore è capitato anche a me spesso e volentieri di andare oltre le righe, grazie a Dio non sono stato mai espulso, però... ho rischiato più di una volta l'espulsione, perché poi a volte l'arbitro ha chiuso un occhio, perché lo mandi a quel paese, anche De Sena ha rischiato l'espulsione, sì, no? Perché sì, l'ha applaudito due o tre volte, in alcuni casi un arbitro permaloso lì ti caccia. Certo. Però è un peccato, perché... Che poi mi sembra che Mora non sia stato ammonito in quel faccia a no, faccia, testa a testa, quindi anche esatto, altro errore, credo... piuttosto vistoso. Ma io Massimo intendevo proprio quello, proprio per gestione dei cartellini, perché se dai il secondo a Drudi almeno il primo a Mora lo devi dare. Ma no, assolutamente, sono d'accordo, anche perché sì, vanno tutti e due testa a testa. In quel caso Mora era tra virgolette lo spettatore pagante, perché sì, è andato Drudi a dargli fastidio perché lui era fermo, però non è che ha disdegnato di andare testa a testa, quindi l'ammunizione ci sta certo, tutta pure per lui. Però alla fine dei giochi non è una munizione che cambiava la gara, la munizione che ha cambiato la gara è stata il primo fallo di Drudi, che secondo me non ci sta. Non ci sta, assolutamente. Insomma, l'arbitro sicuramente non ha soddisfatto, uso un eufemismo ancora una volta per non usare altri termini, però effettivamente è proprio così. Diciamo che ci prendiamo la prestazione, l'atteggiamento della squadra, che sicuramente a mio avviso insomma ha fatto quello che doveva contro una squadra che non era in salute, che aveva qualche problema, che però si era ripresa a Salerno. Io ho visto proprio Salernitana Spalla, la Spalla avrebbe meritato anche di vincere, ha creato di più, poi ha rischiato di perderla nel finale col rigore calciato alto da Vitacchio, per carità, ma la Salernitana è un'ottima squadra che oggi è andata a vincere a Cremona, quindi la Spalla si è ripresa. Ma è vero anche, tu dici sì, Marino è bravo come allenatore, però ha una super squadra a disposizione, posizione, soprattutto al centrocampo. Secondo me forse solo l'attacco, giudicando in generale questo campionato, le squadre che compongono questo campionato, che fanno parte di questo campionato, in attacco probabilmente solo l'Empoli ha qualcosa in più della Spalla. Sì, sì, perché comunque l'Empoli ha tanti ricambi, la Spalla è forse un po' più corta, però un giocatore come Paloschi che è ancora in grado di determinare alla grande. Io credo che, come hai detto bene tu, che il Pescara da questa partita, anche perché i risultati delle altre non è che ci abbiano penalizzato, ancora una volta
forse ci hanno dato una mano, perché Cosenza non ha fatto risultato, l'Ascoli nemmeno, siamo ancora lì, tra virgolette. Se il mister riuscirà a capire che da questa partita forse si può prendere anche coraggio e forza, sì, e provare a giocare anche a quattro dietro e mettere un po' più di qualità in mezzo a campo, potrebbe essere magari dal bicchiere mezzo vuoto, poi tra qualche settimana vedremo il bicchiere mezzo pieno. Io me lo auguro, perché a me il Pescara oggi, ti ripeto, non è dispiaciuto. No, assolutamente, io sono d'accordo con te. Allora andiamo da Grassadoria. Io le faccio una domanda diversa rispetto alla partita. Quanto è dispiaciuto sul fatto che in Serie B non ci sia ancora la VAR? Io faccio questa domanda perché, insomma, oggi credo che sia palese l'errore dell'arbitro sul rigore dato alla Spalla, a prescindere poi quelli che sono i colori, i campanili e le parti. Ma io vorrei andare oltre, sinceramente, insomma. Mister, oltre, insomma, penso che sia l'unico episodio da cercare il rosso in questa partita. Ormai purtroppo non ci ritorna nulla indietro. Sarà chi di dovere che andrà a segnalare l'eventuale errore del... Io voglio concentrarmi invece su quella che è stata la partita dei ragazzi, secondo me una partita importante. Hanno avuto un piano gara, secondo me, molto buono, e meritavamo assolutamente qualcosa in più, insomma. La squadra ha saputo stare in campo, abbiamo cambiato anche qualcosina sulla fase di non possesso, cercando di essere un po' più aggressivi, e la squadra stava facendo bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, affrontavamo una squadra forte, ma penso che lo sia stato anche il Pescara, e al secondo tempo addirittura in 10 uomini ha saputo fare una gara completamente diversa, mai provata fino ad oggi, quindi sono stati bravi ragazzi a rimanere compatti e a crederci fino alla fine. Poi questa la lasciamo alle spalle, resta assolutamente la prestazione, e da qui dobbiamo ripartire lunedì, perché ci sono ancora 11 partite e questa squadra è fortemente viva. Grassadoria, buon pomeriggio. Massimo Profeta, Rete 8 Sport. Sono d'accordo con lei, bisogna tenersi la prestazione, che è stata sicuramente positiva. Il Pescara è rimasto in partita, sebbene in 10 uomini, per oltre un tempo, sino al fischio finale di La Penna. Dico solo arbitraggio inadeguato, però voglio andare oltre, proprio per sostenere quello che stava dicendo. Si può ipotizzare da qui in avanti una difesa a 4, visto che comunque la squadra ha dato delle indicazioni molto positive sotto questo profilo? Sì, ma l'aveva date lo stesso a 5, ripeto, noi in questo momento stiamo portando avanti un discorso tattico, la squadra lo sta facendo veramente bene e ha dimostrato, perché come dico sempre, come ho detto sempre, questa è una squadra che ha qualità, è ritornata fortemente a credere in quello che fa. Oggi forse l'unico appunto che posso fargli è che non abbiamo avuto un grande approccio alla gara i primi 5-6 minuti, ma nonostante ciò, voglio dire, la squadra è stata sempre in partita, è arrivata tante volte al cross, potevamo sicuramente rifinire meglio alcune situazioni dove sono stati bravi ragazzi a liberarsi. Ecco, scusi mister, come lo immaginava l'approccio, per capirci bene? Ma lo immaginavo un pochettino più duro. Abbiamo perso, l'unica volta che abbiamo perso il loro play, poi hanno creato l'occasione di rigore, lì dovevamo fare un qualcosina di diverso e lo sapevamo. E in Serie B non puoi distrarti un attimo, anche perché poi, ripeto, affronti squadre di qualità e quando imposti una partita in un certo modo devi essere bravo a portarla fino in fondo, andando a sacrificarti il più possibile, non devi distrarti un attimo. Oggi l'abbiamo fatto e la SPAL su quella situazione là ci ha punito. Poi c'era, non c'era, ripeto, chi di dovere giudicherà. Per me sarebbe troppo facile andare a puntare il dito e non mi piace accampare, voglio dire, scuse o alibi. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ha dimostrato di crederci fino alla fine, ha lottato, ci crede, è viva, e guardiamo avanti a lunedì e non vediamo l'ora di iniziare gli allenamenti. Buon pomeriggio mister Costantini, TV6, le chiedo, però la squadra è anche un po' caduta nelle provocazioni di alcuni elementi della Spalla, perché poi si è rimasti anche in 10 uomini, lì nel caso di specie Drudi si è voltato e è andato su Mora, probabilmente non c'erano gli estremi dell'espulsione, però
c'era del nervosismo, se questo ha inciso e quanto, e cosa manca alla squadra per essere più incisiva da un punto di vista offensivo? So che ci state lavorando, lei lo dice sempre, ma cosa manca? Quali sono le caratteristiche che mancano per essere più incisivi lì davanti? Ma per quanto riguarda Drudi, penso che ogni commento sia superfluo, insomma, sbagliato, è grande, è vaccinato, poi quello che ci diremo lunedì resterà all'interno degli spogliatoi, ma ha fatto una grande sciocchezza. Per quanto riguarda la seconda domanda, è una squadra che ci sta lavorando per arrivare, perché i movimenti che riusciamo a creare sono dei movimenti che liberano comunque gli uomini, poi dobbiamo essere bravi ad andare ad attaccare gli spazi. I ragazzi ci stanno mettendo l'anima, è chiaro che bisogna continuare a lavorarci, perché non bastano forse 10 giorni di allenamento, se contiamo, voglio dire, le rifiniture, le partite. Addirittura la settimana scorsa abbiamo giocato l'infrasettimanale. Sta crescendo di partita in partita, poi chiaramente va ottimizzato il tutto, però la squadra ha un'identità ben precisa e deve migliorare su tante situazioni, ma la strada è quella giusta. Il tempo purtroppo è poco, ma la squadra deve crederci in assoluto. Mister, buonasera. Io buonasera. Sport, salve. Allora, le volevo chiedere per quanto riguarda la fase offensiva, perché questa è una squadra che ha dimostrato anche oggi che le partite comunque le sa tenere in equilibrio, e anche dopo lo svantaggio, abbiamo già parlato, comunque siamo riusciti a stare in partita. E io ho visto, forse mi corregga se sbaglio, ci siamo alzati un po' troppo tardi come linea difensiva per essere un po' più, chiaramente in 10 immagino difficoltà, per essere un po' più pericolosi davanti, e infatti negli ultimi 5 minuti comunque sono arrivate 3 situazioni non clamorose ma sicuramente pericolose. Forse questo è anche un po' mancato. Io sentivo anche lei che cercava e diceva alla squadra di salire un po', perché sa, rimanendo lungo con la linea centrale bassa e gli attaccanti e 2 attaccanti davanti, probabilmente è mancata questa concentrazione di uomini per essere un po' più pericolosi. Ma io penso che la squadra al secondo tempo ha fatto la gara che doveva fare, insomma, ci siamo abbassati, era quello l'indirizzo, di abbassarsi sotto linea palla, soprattutto con le 2 punte. La Spalla è una squadra che palleggia benissimo, e quindi sapevamo di dover rimanere compatti fino alla fine, perché l'occasione ci sarebbe capitata. E io conto l'occasione di Gut, l'occasione di Seter, l'occasione di Rigoni, il colpo di testa di Scognamiglio, Galano, che voglio dire è stato anticipato all'ultimo. E era quello il piano gara, e rimanere in partita fino alla fine. Abbiamo lavorato su una linea 4 che non l'abbiamo mai toccata in questo momento. Abbiamo corretto un po' la posizione di Bellanova e Masciangelo, perché chiaramente non giocando più a 5 dovevano essere bravi a ricreare la superiorità numerica sui 2 attaccanti. E la squadra ha fatto quello che doveva fare, credendoci fino alla fine. Abbiamo cambiato soprattutto il centrocampo, perché c'era grandissimo dispendio di energie, quindi abbiamo messo gente dentro che ci potesse dare energia diversa. Abbiamo cambiato l'ultimo quarto d'ora Galano con Odegaard, perché Odegaard aveva speso molto, in quel momento aveva bisogno di un palleggiatore come Galano che sulla qualità si facesse dare palla nei piedi per poi innescare gli attaccanti, e quindi cambiargli un po' la struttura davanti. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, e quindi io sinceramente sono molto critico nei confronti dei ragazzi. Oggi mi sento di fargli i complimenti, ma in assoluto invito loro, gliel'ho detto già a fine partita, a credere nella salvezza, perché questa squadra è viva e può solamente crescere di partita in partita. Mi dispiace molto, e sottolineo molto, per l'ingenuità di Drudi, perché non è ammissibile una roba del genere, e perché si rischia, voglio dire, di complicare ancora di più la situazione. Ma nonostante questo la squadra ha reagito alla grande. Se scusi, parlava di Galano, la intriga Galano in quella posizione in cui l'ha schierato, quindi tra le linee, cercando anche un po' di essere un po' il fluidificante della manovra, soprattutto quando la palla passa per vie centrali? Sì, Cristian è un giocatore che conosco, l'ha fatto con me in passato a Foggia, è chiaro che conosciamo le caratteristiche di Cristian, quali sono, e certamente con questo modulo non lo esaltiamo del tutto, però è un calciatore che sta ritornando, visti i problemi che ha avuto alle caviglie, adesso lavora meglio, lavora meno sul dolore, e ci tornerà utile, come ci sono tornati utili tutti coloro i quali
chi ha partita in corso e chi dall'inizio sta cercando di mettere dentro minutaggio. Io, mister, se posso, vado un po' in controtendenza rispetto a quello che gli ha detto poco fa. Vedendo le statistiche che sono arrivate poco fa, il Pescara ha tirato una sola volta in porta, al netto insomma dell'uomo in meno, però io credo che un dato, secondo me, che fa un po' insomma tira su le antenne sul fatto che i cambi questa volta non le hanno dato praticamente nulla. Cioè, questa è una squadra che lei ha dato una certa identità, e questo è un suo merito, però chiaramente dalla panchina finora è arrivato pochissimo. Secondo me Seter non sta benissimo in condizioni, ma anche altri giocatori, anche quelli più esperti, probabilmente in questo momento dovrebbero dare o perlomeno provare a dare qualcosa in più. Non so se è d'accordo. Seter è rientrato ad allenarsi con noi mercoledì. Mi riferisco anche agli altri cambi, agli altri uomini che abbiamo messo. È ritornato ad allenarsi con noi da pochi giorni. Mimushai sta cercando di rientrare in condizione. Machin sta spingendo molto sull'acceleratore e i suoi progressi sono importanti, così come Maestro. È chiaro che oggi i cambi, voglio dire, sono entrati tutti sulla superiorità numerica della spalla, hanno fatto quello che dovevano fare. Ripeto, io continuo a dire che questa squadra, attraverso il lavoro, deve migliorare, e sabato ce l'andremo a giocare a Pordenone con le nostre certezze, cercando di limitare gli errori sempre di più. Abbiamo dunque ascoltato Gianluca Grassadonia, che comunque si è detto soddisfatto. Non so se Enrico Giancarli ha qualche esponente della società. Sì, eccomi Massimo, mi senti? Sì, sì. Perfetto. Allora andiamo in diretta con il direttore del Pescara, Bocchetti, che è tornato a parlare in postazione. Vi dico subito, Massimo, che Bocchetti è arrabbiatissimo. Sì, sono arrabbiato perché potevamo fare molto di più. Siamo stati molto ingenui, soprattutto sull'espulsione. Noi 11 contro 11, questa partita sicuramente avremmo fatto qualcosa in più. Sicuramente non avremmo perso la partita. Questo c'è il rammarico, perché le partite vanno giocate fino al 95esimo e non possiamo avere queste cali di tensione sul nervosismo che purtroppo c'è stato, perché il rigore, detto da tutti e visto un attimino, era veramente inesistente. Forse dal vivo ha ingannato l'arbitro, ma onestamente era veramente inesistente. Bocchetti, parliamo della partita, perché Grassadonia poco fa in conferenza ha detto quello che avevamo un po' sottolineato in cronaca: non mi è piaciuto l'approccio, i primi minuti che hanno portato poi al rigore. Guardando quello che ha fatto la squadra fino al momento dell'espulsione di Drudi dopo, e anche in inferiorità al secondo tempo, c'è da chiedersi perché così basso il remissivo in apertura al Pescara. Questo è purtroppo è una conseguenza di tutto quello che abbiamo fatto nei scorsi mesi. Quando mancano i risultati, la squadra, soprattutto dopo la terza partita, è partita un pochettino lenta. Ce l'aspettavamo, perché tre partite comunque intense, si poteva aspettare una partenza così. Poi la squadra ha avuto coraggio, c'è stata questa reazione nervosa che ha portato a un'ottima gara, fatta diligentemente, fatta con nella metà campo avversaria, cercando di creare quelle occasioni che ci concedevano, soprattutto lo spazio che ci concedevano. Ma la squadra ha tenuto bene il campo, è rimasta sempre in partita. Abbiamo anche in 10 abbiamo avuto qualche occasione per cercare di pareggiarla, e andiamo a casa con un grossissimo rammarico, perché le partite vanno giocate a viso aperto, l'ho detto sempre dall'inizio, noi dobbiamo cercare di vincere le partite. Può capitare che una squadra come la Spalla, che è una squadra fortissima, ci sono anche gli avversari che ti fanno abbassare, però onestamente, vedendo tutto l'intero l'arco di 90 minuti, la squadra ha dimostrato che anche in 10 ha tenuto bene il campo e poteva pareggiare la partita. Non so se avete avuto modo di parlare con l'arbitro Bocchetti, sia sull'episodio di Scognamiglio, perché abbiamo parlato poco fa con Gennaro, ci ha detto: io non mi sono assolutamente non ho assolutamente toccato Mora, anzi mi sono levato e mi è venuto a sbattere. Ma soprattutto la gestione dei cartellini, perché sull'espulsione faccia a faccia, ecco, le faccia a faccia Mora nessun cartellino, soprattutto nel secondo tempo, doveva esserci un secondo. La prima munizione di Drudi, che era veramente inesistente, ha fatto un contrasto semplicissimo con Asensio. Onestamente, la munizione era veramente eccessiva. Siamo rammaricati, soprattutto su quello che ha fatto Esposito nel secondo tempo, dove
dove è andato a muso duro con l'arbitro, onestamente lì andava fatto qualcosa in più, però. Mister Nicola che non è stato espulso? Sulla seconda ammonizione, ma al di là di tutto noi partiamo comunque da... La colpa è solo nostra, perché noi dobbiamo rimanere in 11 e dobbiamo rimanere in partita. Quindi adesso appellarci alla gestione un pochettino dell'arbitro, che è stata un pochettino leggera, però la colpa è sempre nostra, perché noi se rimaniamo in 11 e se facciamo le cose che in settimana proviamo sempre, noi la partita non possiamo mai perdere. L'ultima da parte mia e poi vi lascio il microfono da studio per le domande al direttore. L'espulsione di Drudi ha fatto vedere la linea difensiva a 4 con Bellanova e Masciangelo che si sono abbassati e Gut in coppia con Scognamiglio. È la base di partenza per un Pescara più propositivo? Guarda, noi facendo, adoperando la difesa a 3, noi cerchiamo sempre di far superdominare in attacco perché siamo uno in più in difesa. È questo lo scopo. È normale che in una partita c'è sempre un momento dove soffri di più. E onestamente, soffrendo di più, non abbiamo ricevuto un tiro in porta. Anche durante l'arco dei 90 minuti abbiamo avuto quell'occasione forse di Asensio. È il colpo di testa del primo tempo di Missiroli. Ma io dico questo perché comunque il Pescara in panchina ha tantissima qualità, magari giocando con la linea in a 4 si può schierare dall'inizio un uomo in più di grande spessore per la categoria, soprattutto ora che serve vincere. E non penso che abbiamo perso con la difesa a 3 o la difesa a 4, noi abbiamo perso perché c'è stato un rigore inesistente e perché siamo stati De Polli a rimanere in 10, ma potevamo fare veramente un'impresa anche in 10 pareggiando la partita contro una squadra fortissima, però che costa tanti soldini. Da studio domande per il direttore Bocchetti, da Massimo Profeta e Fabio Ferraresi. No, io dico soltanto la mia, che il cammino intrapreso è quello giusto. Difendere bene per attaccare meglio non significa essere catenacciari o fare barricate, lo abbiamo detto e ribadito più volte. Significa essere intelligenti, consapevoli delle proprie qualità ma anche dei propri limiti. Grassadoni è vero si è lamentato per un approccio non ottimale, ha detto. Non significa che è stato completamente sbagliato. E la domanda è questa, Antonio Bocchetti, perché è chiaro che c'è sempre una strategia. Di fronte c'aveva una spalla che sa palleggiare molto bene, al centrocampo secondo me più forte del campionato. Grassadoni si è lamentato proprio in occasione del rigore inesistente, però lì bisognava essere più reattivi in quella triangolazione che c'è stata tra Mora e Valoti. Probabilmente, io lo dico perché insomma l'ho visto, Busellato non ha chiuso la linea di passaggio. E poi sì, il rigore è stato inesistente, però lì c'è stata proprio una disattenzione come compattezza. Sì, vabbè, normale che comunque facendo un 1-2 abbiamo perso la marcatura, però onestamente la squadra era schierata, quindi al di là del rigore comunque Mora si è allungata la palla, quindi la palla andava direttamente nelle mani a Fiorillo, quindi abbiamo subito veramente poco anche su quell'approccio che hanno fatto meglio loro il primo tempo. C'è solo da rammaricarci e purtroppo dobbiamo essere ancora più arrabbiati di prima, perché vediamo che se facciamo le cose fatte per bene anche in 10 riusciamo a fare delle cose importanti. Ecco, c'è Fabio Ferraresi. Sì, sì, Fabio, una domanda da parte di Fabio. Sì, no, Antonio, io ricollegandomi alla considerazione che ha fatto Enrico, credo che il Pescara nelle ultime partite che mancano da qua alla fine debba per forza fare qualcosina in più nella fase offensiva, quindi lui ha toccato i tasti giusti. Oggi il Pescara, giocando con una linea 4, secondo me ha rischiato pochissimo e può essere un buon viatico per cercare di mettere giocatori con più qualità. Poi sul fatto di Drudi lo stiamo criticando, è un giocatore che ha sbagliato sicuramente, però non mi sento di dare la colpa oggi della sconfitta a lui, perché tante volte ci ha salvato la baracca e tante volte nelle ultime partite ha fatto la differenza. Come Drudi ha sbagliato un atteggiamento, abbiamo subito un gol che tu che hai giocato una vita non si può subire in Serie B, un 1-2 così su difesa schierata. Bisogna dare colpe anche a chi ha sbagliato su quel rigore che poi sicuramente non c'era, però non puoi concedere a Mora di ricevere la palla di ritorno. Infatti perciò Grassadoni parlava di approccio sbagliato dal punto di vista secondo me anche mentale della sì, però poi anche Grassadoni ha puntato il dito massimo molto su quello che ha fatto Drudi, e io sì.
che ho giocato 20 anni e non mi sento di criticarlo così tanto, perché sì, ha sbagliato, però poi ci sono degli episodi in certi momenti storici del campionato che ti portano ad essere un po' più nervoso. L'arbitro sicuramente oggi che ha sbagliato è stato l'arbitro, non Rudy. Antonio. Non ho capito. Allora, diceva sostanzialmente Fabio Ferraresi, intanto sulla linea difensiva 4 un po' ribadiva il concetto che avevamo detto poco fa di poter fare quella linea per proporre un calcio più offensivo, e poi lui non se la sentiva di gettare la croce addosso su Mirko Drudi, no, per la partita di oggi, perché in tante occasioni ha salvato Drudi. Non è che adesso incolpiamo Drudi, incolpiamo l'ingenuità di Mirko, perché era già ammonito, quindi si poteva risparmiare questa discussione con Mora, tutto qui, ma con un po' di intelligenza in più l'arbitro poteva pure tranquillamente. E poi diceva Fabio Ferraresi che è vero, sì, che il rigore non c'era, il rigore inesistente, però è stata data la possibilità alla spalla di fraseggiare in quel modo vicino all'area di rigore. Beh, quello che avevamo detto poc'anzi. Sì, sì, siamo sempre al solito punto. Questa è una squadra forte, quindi c'è anche la qualità dell'avversario che ti fa un 1-2 e riesce a uscire. Sì, ma Antonio, scusa se ti interrompo Enrico, ma l'1-2 al limite cosa, dell'aria, dimmi, lo insegnano Fabio. ai giovanissimi regionali, che si scappa, certo, si scappa con quello che certo corre senza palla. Cioè, un errore che bisogna criticare in modo risoluto, secondo me, più del fallo di Drudi o dell'atteggiamento di Drudi. Oggi chi ha sbagliato è chi ha permesso di fare quell'1-2 là, perché poi la SPAL su quel rigore ha speculato da squadra marpiona qual è. L'errore è stato di Busellato. Abbiamo detto che Drudi ha sbagliato Fabio in occasione. No, volevo dire soltanto, diciamo anche, insomma, perché è chiaro che Drudi ha sbagliato, io l'ho detto, è stato dissennato in quella circostanza, sì. Poi ci sono tante giustificazioni, per carità. In occasione del rigore inesistente ha sbagliato nella copertura Busellato, Antonio. Sì, diceva giustamente da studio sia Fabio Ferraresi che Massimo Profeta, che diceva Ferraresi l'1-2 si insegna al minicalcio che si deve seguire il giocatore senza palla, e diceva Massimo giustamente che lì la colpa è di Busellato. Ma no, assolutamente, ti dico, c'è stato un errore sicuramente sull'1-2, ma ripeto, la squadra era schierata, quindi ci può stare che si becca l'1-2, ci può stare anche che noi in 10 abbiamo creato 3-4 palle gol importanti per riuscire a pareggiare la partita, quindi gli errori ci sono in una partita intera, soprattutto dopo la terza partita in una settimana, però al di là di questo la squadra era schierata, quindi al di là del rigore Mora si presentava davanti ai quattro difensori nostri. L'ultima proprio da parte mia, prima di salutare il direttore Bocchetti, il consueto punto sull'infermeria, a questo punto i recuperi di Balzano e di Tabanelli per completare la squadra. Aspettiamo, vediamo lunedì come stanno i ragazzi, penso. A Tabanelli che ci avete fatto gli esami? Sì, c'è una piccola contrattura al quadricipite, quindi dovremmo recuperarlo per... Ecco, una cosa Enrico volevo chiedere, proprio al volo. Sì, dimmi al Massimo, direttore, l'ultima. Al volo al direttore, perché effettivamente chi è entrato dalla panchina oggi rispetto ad altre partite non ha dato poco o nulla. La panchina, diceva Massimo, oggi chi è entrato rispetto alle precedenti gare ha dato poco o nulla. Non è che ha dato poco o nulla, giocavamo in 10, è normale che subentrare in una partita che stai 11 contro 10 non è semplice per nessuno, anzi... Quando è entrato Galano, abbiamo dato un pochettino più di velocità in attacco, abbiamo creato anche un'azione buona da poter far gol con Seter, però era veramente difficile cercare di segnare contro una squadra così forte in Federazione Numerica. Grazie al direttore Antonio Bocchetti per la disponibilità. Massimo, io mi fermo qui dall'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia con la collaborazione tecnica di Andrea Berardinelli, vi restituisco definitivamente la linea. Un saluto a te e un saluto ciao, a Fabio Ferraresi, a voi. Perfetto, prima di dare la linea alla pubblicità dobbiamo sempre rimarcare lo stesso concetto, non siamo d'accordo io e Fabio, non è che se ti metti a 4 sei più offensivo, non è così secondo me, dipende sempre dall'atteggiamento. Oggi hai affrontato la palla, questo è il mio sommesso punto di vista, Fabio, per carità, poi è chiaro che se te la giochi con più risorse in avanti magari hai più possibilità, questo è un altro discorso, però poi la partita, Fabio, è cambiata, perché in 10 è chiaro che si è dovuto mettere a 4. Ci mancherebbe altro, cioè... ma oggi non stiamo criticando l'operato del mister, assolutamente. No, nel senso che però poi è cambiata necessariamente, inevitabilmente. Io lo sto leggendo oggi l'operato del mister e credo che questo mister
a maggior ragione dopo questa conferenza che ha fatto, io lo stimo, perché è un mister che ha idee, che è competente, che sa gestire il gruppo, che ha delle regole. A me piace questo allenatore, con tutti i limiti che sicuramente avrà, perché non è che ha inventato il calcio, però è un allenatore che in questo momento ci può dare una mano. Io dico che in virtù di quello che è successo, poi è stato costretto, come hai detto bene tu, a giocare a 4, e forse se lui è un po' intelligente, rivedendo anche la partita e rivedendo quello che è successo nel secondo tempo, questa linea 4 non è che abbia fatto poi così male contro una squadra forte. Io dico che il Pescara forse oggi non era la partita ideale per cambiare profilo alla classifica, perché ha ancora 3-4 scontri diretti importanti. In 3-4 scontri diretti importanti, nelle partite in cui se la può giocare, giocare con 4-3-1-2 mettendo dentro Macinga, Lano e due punte, secondo me alla lunga pagherebbe, però questo è il mio sommesso punto di vista. Diciamo la stessa cosa. Ma hai ragione. Per esempio, a Lignano Sabbiadoro, prima di dare la linea alla pubblicità, contro il Pordenone magari può essere la partita giusta. Io contro Pordenone, Ascoli, con cui dovevo giocare, Cosenza... Proverei. Però sinceramente contro la SPAL pronti via, io non mi sento. Oggi ha fatto infatti. Ma io oggi lo certo. Poi dopo è chiaro, la partita è stato costretto e ha avuto coraggio, perché forse, voglio dire, una cattiveria, forse Breda avrebbe tolto Giannetti e messo un difensore, non lo so. Questo adesso tu lo difendi sempre. No, non è che io lo difendo. Io dico soltanto. Questo è quello che penso io, per quello che abbiamo visto nell'ultimo. Io dico soltanto che, insomma, poi sono i numeri che parlano chiaramente, al di là del crollo. No, quello che abbiamo visto, Massimo. No, il crollo inspiegabile che c'è stato dal 4 gennaio in poi, ultima partita vinta in esterna, o meglio, penultima a Reggio Emilia. Io dico che Grassadonia, come nelle prime 8 partite della gestione Breda, ha ridato un po' più di solidità e di organizzazione alla squadra. Secondo me sotto questo profilo non c'è una grandissima differenza tra i due. Adesso c'è un minimo di palleggio in più. Qualcosina, sicuramente. Sai cos'è la differenza, Massimo, per quello che vedo io, che non è sicuramente il Vangelo, come sempre dico, Grassadonia ha un po' più coraggio rispetto a me. Coraggio anche nella lettura della partita, nella gestione della partita. Su questo sì. Prova a invertirla. E i giocatori, secondo me, alla lunga, come ti dicevo in qualche trasmissione fa, apprezzano questo fatto. Sì. Breda, secondo me, ha pagato questa situazione, che i giocatori non credevano più in quello che lui proponeva. Esatto, è quello che hai avuto modo già di dire, inconsciamente non ci hanno, diciamo, creduto più. Mettiamola così. Allora, ci fermiamo per pochi istanti, pubblicità, restate con noi. Bene, torniamo in diretta da studio, abbiamo ascoltato lungamente al microfono del nostro Enrico Giancarli, Antonio Bocchetti, il DS del Pescara. Ancora prima, Gianluca Grassadonia, vi sintetizzo la sua opinione. Oggi mi sento di fare i complimenti alla squadra. Io sono sempre molto critico con i ragazzi, ma ho detto bravi ai miei ragazzi perché? Perché possiamo ancora credere nella salvezza. E questo è il messaggio che ha rivolto Grassadonia alla squadra al termine della partita. La squadra ha lottato, è stata viva, è viva, sta crescendo. C'è stata solo una distrazione nel primo tempo. Non sono contento dell'approccio, per così dire, non è stato ottimale, ma sono soprattutto arrabbiato per la dinamica che ha portato al rigore di fatto inesistente. Lo diciamo noi, perché non si è pronunciato, mi pare, Grassadonia sull'episodio del rigore, no? Mi pare che non abbia detto nulla. No, è stato un gran signore perché ha preferito glissare su questo argomento dell'arbitraggio, anche se io mi sento di non essere d'accordissimo, perché l'atteggiamento del Pescara comunque, quando tu giochi con Macine due punte e provi a fare qualcosa di importante, perché rispetto a quello che hai fatto nelle ultime partite, stai cercando di cambiare, no? Un po' il trend. Bisogna dare merito anche ad una squadra che è retrocessa dalla Serie A, che ha mantenuto un'ossatura importante, che ha tanti giocatori che hanno più esperienza dei nostri. Io continuo a dire che il Pescara ha dei giocatori che giocano, ma che fanno tanta fatica a giocare. Io mi riferisco anche oggi a Bellanova, che ha sbagliato 2-3 passaggi semplici. Non lo so, io sarò cattivo, ma per me è un giocatore che non è pronto per fare questa categoria. Poi al di là che ha Camba, che ha Corsa,
però quello è un altro sport, quella è atletica quando tu corri, Massimo, e poi ci sono altre qualità e lui secondo me è ancora troppo acerbo, insomma. È molto acerbo, non ho capito perché comunque nella gestione di tre allenatori diversi sta avendo sempre spazio, vuoi perché anche Antonio ha qualche problema, per carità, non me ne voglia ragazzo, ma lì non è che ce ne siano molti altri, Sì, voglio dire, sono loro, Bellanova, Balzano, poi per carità, si può adattare qualcuno a fare quel ruolo, l'ha fatto Maestro, Oddo è stato una delle poche cose buone che ha fatto il mister, senza che si offenda, è stato secondo me l'intuizione di metterlo un paio di volte come quinto, sì. Maestro secondo me quel ruolo da quinto lo può fare bene. Quindi se dovesse rimanere la difesa a tre, Maestro quinto a destra non ti dispiacerebbe? Sì, per provare ad essere un po' più incisivi, avere un po' più di opzioni offensive, secondo me potrebbe essere un giocatore che ci dà una mano. Però lo sai che mi hai convinto? Mi hai convinto. Però io continuo a ripetere che il Pescara oggi ha fatto una buona gara, io sono sempre critico e tu lo sai, oggi ha fatto il massimo di quello che poteva sono fare. Sono d'accordo con te, ha fatto il massimo, io sono assolutamente d'accordo con te perché partita condizionata da quella... Da quella decisione dell'arbitro, io ho spesso detto in questa trasmissione inadeguato, però insomma è stato un abbaglio autentico quello dell'arbitro, la penna di Roma 1 prima di prendercela sicuramente con l'arbitro che ha sbagliato sicuramente in quella con l'arbitro, sicuramente con Drudi, sicuramente è chiaro. Però analizziamo anche gli errori, no? Certo, perché sono d'accordo. È giusto farlo. Assolutamente. Infatti lo ha messo in evidenza, lo ha sottolineato lo stesso Gianluca Grassadoni. Perché dal mio punto di vista, se poi non ci fosse stato questo errore, non ci fosse stato un rigore contro, Drudi, non lo so, voglio esagerare, non si sarebbe fatto espellere. Sì. Perché sarebbe stato meno nervoso. Sono è d'accordo. Tutta una conseguenza. Tutta una conseguenza. Allora, tornando invece a Pasquale Marino, con cui tu hai collaborato, dicevi insomma... Probabilmente il suo carattere molto chiuso lo ha condizionato nella sua carriera, probabilmente. Sì, però come competenze calcistiche ha poco da invidiare ai professori che ogni tanto vanno in TV e predicano grande calcio. Se penso a Conte, che allena da 7, 8, 10 anni a grandissimi livelli... proponendo sempre quel tipo di calcio, non cambiando mai piano partita, giocando per forza in quel modo, è un peccato che un Marino abbia fatto questa carriera, ma con tutto il rispetto per Antonio Conte, che poi ha altre qualità, certo. All'ennesima potenza, è un grandissimo motivatore, un grandissimo gestore, si fa seguire dal gruppo, però come allenatore proprio di campo, secondo me Marino è uno dei nell'ultimo ventennio è uno dei primi dieci, secondo me. Sono d'accordo. Poi ci sono altre cose per allenare Massimo. Certo. L'abbiamo detto ci sono tante altre peculiarità. L'abbiamo detto tante volte, purtroppo per fortuna il calcio di oggi è anche gestione, anche rapporti con la stampa, è anche usare un social, è anche sapersi vendere, e lui in questo non è bravissimo. Non è bravissimo. Ecco, io tornando all'approccio, no, al piano partita, secondo me, io vado un po' controcorrente, secondo me il piano partita del Pescara non è stato sbagliato, anche perché lì bisognava fare una scelta, Fabio. Allora, la spalla, abbiamo detto, possiamo vedere intanto la schermata tattica, la formazione della spalla, così diamo l'idea a chi ci segue ed è in visione all'ascolto. Allora, la spalla, come abbiamo già ripetuto più volte, ha un grande centrocampo, ha un centrocampo che ti palleggia, come si dice in gergo, in faccia. E oggi, oggi tornando ai meriti di Marino, ha messo Missiroli ancora per un motivo, no? Perché... Anche per dare più fisicità. Ma perché quell'altro play che Esposito... Salvatore Esposito. È più un giocatore da battaglia, è più un giocatore che quando c'è da fare una partita un po' più sulla seconda palla, più sulla cattiveria, più qualche partita magari dove l'avversario sai che ti viene ad attaccare. Marino sapeva bene che il Pescara difficilmente oggi avrebbe fatto la partita, allora ha messo lui, che è un giocatore che non ha fatto mai il play in carriera. Però no. In Serie B, dall'alto della sua esperienza, delle sue qualità, lo fa con le sue qualità, ma oggi non ha fatto male, secondo me. No, assolutamente. Una partita molto diligente sul piano tattico. Tra l'altro io ho notato, come ne avrai notato anche tu da allenatore, che nella prima pressione si alzava per andare a disturbare la giocata di Busellato, perché Busellato era il primo che andava ad impostare. Anche quella, se vogliamo, è un'anomalia nel centrocampo. È strano. È vero? È strano sia che nel centrocampo del Pescara imposti Busellato, sia che nella squadra avversaria
ci vada nella prima pressione il play, perché certo, prestare play su play sì, è complicato. Io parlavo un giorno con, andai a trovare Giovanni Stroppa, una partita che venne qua col Crotone, forse un anno o due anni fa, e sono stato un'oretta, allora, e lui c'aveva Barberis, sì, e mi disse: ah, fa, secondo me in alcuni casi si può anche pensare play su play, sì. Io nelle poche volte in cui è capitato di provarlo vedevo distanze enormi, no, per provare a far pressare il mio play sull'altro play, certo. Eppure poi su certe dinamiche mi sono riconvinto, perché ci può stare e ci vuole coraggio, e sì, sì, è vero, ed è stato bravo, diciamo, pure, che non lo faceva sistematicamente, no, però spesso è complicato, esatto, è complicato, c'è tanto campo da correre. Poi lui magari ha anche agevolato Missiroli, perché ha leve lunghe, sì, quindi sì, arriva sì, in un attimo, sì, diciamo così, sì, a schermare, a sì, cercare di schermare il metronomo, tra virgolette metronomo, perché stiamo parlando di busellato avversario, però il ruolo era quello, vertice basso. Allora io dicevo, quando tu affronti una squadra strutturata dal punto di vista fisico dietro, di grande qualità e palleggio a centrocampo, con due attaccanti che insomma stanno vivendo anche un buon momento, sicuramente Asensio ha fatto vedere buone cose oggi, con un Di Francesco che ti riparte benissimo, ti strappa, è chiaro che lì è difficile decidere quello che vuoi fare, perché se li vai a prendere un po' alti rischi di prendere anche un'imbarcata, no? Delle imbucate. Certo, certo. Se invece fai come hai fatto all'inizio, ti difendi basso ma in modo compatto, cosa che non è accaduta in occasione del rigore, secondo me puoi superare il momento anche di difficoltà, o no? Secondo me il rammarico grandissimo del mister, anche quando sentivo la sua conferenza, è proprio questo, che lui ha subito un gol a difesa schierata. Capisci. E stasera farà fatica a prendere sonno, perché immagino che non ci dorma, perché è normale, dalla SPAL ti puoi aspettare una ripartenza, come hai detto bene tu, che magari vuoi proporre, riparti e... E magari su una transizione e ti fanno male e prendi gol, perché giustamente il Pescara sta laggiù, deve provare a vincere. Certo. Prendere gol su una palla con sei difensori, mi pare, quattro più un mediano, più certo, Busellato che si è fatto superare sul 1-2, c'è veramente da mangiarsi le mani. Il rammarico grande, secondo me, è questo che lui... Nelle sue parole ho cercato di capire. Assolutamente. Poi, tra l'altro, il rammarico è legato al fatto che si giocherà una giornata in meno, perché i turni sono 11 da qui alla fine della stagione, e oggi poteva essere un'altra giornata importante. Io non dico vittoria, sì, sarebbe stato il massimo, però è chiaro che un pareggio, proseguire la serie utile, dare continuità, il Cosenza perso in casa, sai, anche l'autostima, soprattutto l'autostima in questo momento è fondamentale, Fabio, prima della pubblicità. Tornando al discorso di allenatori che facevo prima, uno dei grandissimi allenatori dell'ultimo ventennio, che è Lippi, diceva che vincere aiuta a vincere. In questo caso non perdere, certo, comunque dà continuità e ti fa credere tanto nel lavoro che stai facendo, che stai proponendo, specie con un allenatore che è arrivato da pochissime giornate. Sarebbe stato importante, anche se la consapevolezza, come ha detto lui, dei giocatori è cambiata, e quindi speriamo che lui veda meglio di noi, che non possiamo, certo, stare là tutti i giorni. Assolutamente. 17-16 minuti, vedremo. Adesso c'è grande curiosità, perché Drudi sarà purtroppo squalificato in settimana dal giudice sportivo. Vedremo se sarà ancora difesa 3 sabato a Lignano, Sabbiadoro col Pordenone, oppure se si giocherà 4 come oggi per più di un tempo dopo l'espulsione combinata a Drudi, che ha commesso una sciocchezza, l'ha detto lo stesso Grassadonia, ma la prima ammonizione anche in questo caso inesistente. Ci fermiamo per pochi istanti e poi la parte finale. 17:20 minuti in diretta su Rete 8 Sport, insieme con Fabio Ferraresi, che ha analizzato con dovizia di particolari questa gara. Tutti d'accordo, era il piano partita che doveva essere fatto. Il Pescara è stato bravo in questo senso, purtroppo un errore in avvio su quella triangolazione tra Mora e Valotti, poi rigore assolutamente inesistente, però a difesa schierata non puoi farti imbucare in quella maniera. Di qui anche il rammarico giustificato nelle parole
parole di Gianluca Grassadonia, che però è stato un autentico signore, perché non ha voluto parlare della prestazione dell'arbitro, che invece ha condizionato con quella decisione l'andamento della partita. Poi ci ha messo di suo sicuramente Drudi, è stato un gesto, diciamo, è stata una follia dal punto di vista sportivo in quel momento, la prima ammonizione inesistente, ma lì non si va a reagire, anche se c'è stato un testa contro testa con il suo dirimpettaio, vale a dire Mora, che lo ha sicuramente provocato, no Fabio? Perché oggi Mora, ho visto che, vabbè, è il suo temperamento. Sì Massimo, io su Drudi ti ripeto, non è che sono proprio d'accordissimo. È chiaro che nell'analisi del mister vedo delle regole che tu hai provato di dare, che stai cercando di dare ad un gruppo, di abnegazione, di impegno, di sacrificio, di lotta, di cercare di non lasciare mai la squadra in 10. Quindi nella sua analisi posso anche capire il fatto che lui lo rimproveri. Nell'analisi che ha fatto invece il direttore, là ci vedo più un alibi. E l'alibi è la scusante dei perdenti, perché dare le colpe a Drudi in questo momento secondo me è sbagliato, perché si sta buttando la croce addosso a un giocatore che forse nelle ultime settimane è sempre stato migliore in campo. E allora io, siamo d'accordo, come società, ti voglio fare un esempio. Se io fossi Drudi, no? E stasera vado a casa e sento le dichiarazioni del direttore, lunedì vado al campo un po' scocciato, non vado al campo con un atteggiamento positivo. Io, Fabio Ferraresi, dopo le prestazioni che ho fatto nell'ultimo periodo, andrei al campo con qualcosa, cioè un po' deluso, con qualche sassolino sotto le scarpe che non vedo l'ora di togliermi, e averli i sassolini nelle scarpe in questo momento non è positivo. E dal punto di vista del mister, nell'analisi post partita ci sta che tu, per tutelare il gruppo e per dare un messaggio al gruppo di certe regole, di certi comportamenti, lo attacchi. Dal punto di vista della società, secondo me no, non ci sta. Non ci sta perché innanzitutto diventa un alibi che tu stai cercando di dare a questa partita. Perché tu bastava che dicessi la partita è stata fatta bene, è stata fatta con le giuste contromisure tattiche, con le giuste letture. Abbiamo perso per un episodio, però piuttosto che dare la croce a Drudi, diamola all'arbitro, così magari a Drudi domattina lo chiamo, gli dico: Mirko, cazzo, scusate il termine, se si può dire, no, sto facendo un discorso proprio da spogliatoio. Da te non me l'aspetto, no? Se un giocatore in questo momento mi sta facendo differenza, ci hai lasciato in 10, ci hai messo in difficoltà, com'è possibile? Mi aspettavo qualcosino nella gestione, forse anche dialettale, qualcosina è stato sbagliato. Speriamo che Drudi non senta l'intervista a questo punto. Quindi dal punto di vista dialettico, diciamo così, bocciato Bocchetti, giusto per essere, no, per sintetizzare, per È giovane anche lui, lui. Grassadonia aveva tutte le ragioni, del resto ha detto Drudi ha sbagliato, il grande vaccinato ha commesso un errore, e magari Bocchetti avrebbe potuto dire altro e all'indomani prendere Drudi. Bravo, in camera caritale. Cosa hai combinato ieri? Bravo, esatto. Io ho esagerato con quel termine. Certo. Non è un termine, spero. Però sul piano partita, ribadiamo il concetto, piano partita giusto, col Pescara che doveva stare lì, cercare di aspettare e ripartire. Se ci fosse stata la possibilità, purtroppo diciamo che gli eventi non lo hanno consentito, perché dopo 8 minuti rigore inesistente, ma lì il Pescara doveva essere molto più attento in fase di non possesso. In quella triangolazione tra Valoti e Mora non è stato diciamo così concentrato nella circostanza proprio Busellato, però era la partita che doveva fare, quindi siamo assolutamente d'accordo con il piano gara, con la strategia, con la lettura, anche perché contro la formazione come la SPAL, che sa palleggiare benissimo, al centrocampo più forte e più tecnico del campionato, se decidi di stare avanti col baricentro magari di 20-30 metri, puoi rischiare di prendere delle imbucate, perché loro palleggiano bene ma ripartono altrettanto con gente che va nello spazio come Asensio e Federico Di Francesco. Sei d'accordo? Perfetto Massimo, sono d'accordissimo. Infatti io, il mister, continuo a dire che è molto lucido e, ti ripeto, per me è un mister che
rispetto a quello che abbiamo visto, che vediamo spesso, anche volentieri, forse un po' sottovalutato, perché a me piace un mister equilibrato. È vero. E sono d'accordo con te, Fabio. Io... Umile e anche competente. Sì. Sì, secondo me sì, secondo me sì, e del resto non è facile, no. La situazione che ha trovato, ha raccolto una situazione... Tra virgolette io ci rivedo un Sottil, ti dico, sì. Più o meno come tipo di personaggio, sia a livello caratteriale che a livello di gestione sia del gruppo che del campo. Sicuramente ha una forte personalità. Sì, perché... forse Sottil, la differenza sostanziale è che Sottil era più... propenso a chiedere al gruppo, sì. Si relazionava di più con i senatori, erano loro che magari incidevano su certe scelte, e mi è capitato anche a me in tanti anni di calcio di avere allenatori che a volte quando ero giovane mi dava anche fastidio, no? Sì. Che vedevo l'allenatore il martedì parlare con i 3-4 vecchi. Io dicevo, ma io adesso per giocare devo ruffianarmi 3-4 vecchi, perché sennò non c'è, cioè, capito nella tua testa, cioè, cosa passava? La psicologia, ho capito. E lui lo vedevo un po' così, che però in quel momento del campionato secondo me era giusto anche farlo, no? Perché i giocatori che stavano qua da anni. Grassadonia al contrario è un po' più autoritario, forse, chiede di meno e... ha delle idee un po' più rigide, ha comunque nel suo DNA certi tipi di comportamenti, però sono due allenatori che poi per come sanno gestire un po' l'insieme, secondo me si fanno voler bene dal gruppo. Sono d'accordo, e poi tra l'altro con un gruppo così folto, 30 non giocatori, facile. Non puoi che fare così, secondo me benissimo Grassadonia nella gestione, purtroppo la situazione è quella che è perché il Pescara deve rincorrere, deve cambiare marcia, ormai lo diciamo da diverse settimane, oggi è una partita sfortunata, condizionata dalla direzione dell'arbitro, il signor La Penna di Roma 1, ha sbagliato Drudi a fine primo tempo, secondo giallo che poteva assolutamente evitare, ha lasciato il Pescara in 10 uomini, è chiaro che poi si fa dura contro la SPAL nella ripresa in inferiorità numerica. 17:28, stiamo per concludere. Fabio, diamo uno sguardo anche alla pagina Facebook della quale mi sono dimenticato, se è possibile. Intanto ricordo il parziale tra Venezia e Brescia, siamo al 70esimo, 20 minuti all'epilogo, il Brescia in avvantaggio per 1-0, sta decidendo questa partita un gol di Aie, è un francese che sta segnando praticamente ogni partita, perché ne ha fatti già 10 in campionato, non era partito benissimo, anzi giocava poco all'inizio della stagione, 10 gol per questo classe 97, Venezia-Brescia 0-1, si sta ancora giocando, Venezia che è una delle rivelazioni di questo campionato, anche se il Venezia di quest'anno è assolutamente più, diciamo più, si è rinforzato rispetto a quello dello scorso anno, ha più qualità, soprattutto direi in attacco, no? Con Forte che è un giocatore già in doppia cifra, e quindi è una squadra che è stata rinforzata a dovere, e lo scorso anno ha fatto un ottimo torneo conquistando la salvezza, 50 punti con Dionisi, attuale allenatore dell'Empoli, ricordiamo lo scorso anno Lupo e Ortoli che hanno... Diamo i meriti al direttore, che direttore. Tra l'altro ho incontrato l'altro giorno in centro, facevo una passeggiata e abbiamo parlato un po' del Pescara, e mi diceva una cosa che io qua ho detto poche volte ma che condivido. Sì. Pescara è stata una squadra fino a poche settimane fa triste. Sì. La cosa che ha detto mi ha colpito, perché è la verità, una squadra che vedevo sempre un po' abbacchiata. È vero. Allora, Giancarlo Pompei, credo, mi sembra, sì, Giancarlo Pompei scrive: buonasera, Mora ha prima cercato un rigore inesistente, l'arbitro ha boccato e poi ha fatto lo show per far espellere Drudi, comunque squadra in crescita. Vito Casciaroli, La Penna 1, Pescara 0, niente male. Niente male, ha sintetizzato alla perfezione. Eric GV, per me la SPAL non salirà, oggi ha impostato la partita per ingannare l'arbitro e nervosire l'avversario, però il Pescara non può essere così passivo sia in fase di difesa che in fase d'attacco, non si può appoggiare la palla al portiere dalla tre quarti mentre gli avversari quando noi palleggiamo in difesa ci aggrediscono, ci mandano in agitazione, non capisco perché non si fanno giocare Galano e Macin, che negli ultimi due anni sono gli unici ad avere intesa. Io sugli allenatori, però Macin oggi ha giocato, io sugli allenatori a Pescara io la penso come Allegri, Galeone e Gasperini, il Pescara non ne ha azzeccato uno sugli ultimi sei, degli ultimi sei, però insomma c'è da dire che oggi Macin ha giocato, non so a che cosa si riferisce. Beh, lui penso si riferisse al fatto che giocassero insieme. Ah, ecco, insieme, forse, cioè Galano e Macin,
quindi come lo scorso anno, cioè Galano, Machin più una punta, esatto, 4-3-2-1, vedremo. Gianluca Bruni, sconfitta immeritata, arbitro scandaloso, si vede chiaramente che Mora si è buttato, Scognamiglio aveva ragione, ma la colpa è anche nostra, dopo che passi in svantaggio al nono minuto devi fare di tutto per reagire, invece abbiamo fatto un unico tiro in porta con Setter nel finale e non abbiamo sfruttato i numerosi calci d'angolo che ci sono stati assegnati. Speravo che Grassadonia arrivasse a fine campionato senza sconfitta, è stato davvero un peccato, ma da qui all'ultima giornata bisogna provare a vincerle tutte, sperando anche in risultati favorevoli dagli altri campi, a cominciare dagli sconti di salvezza. Inoltre serve uno specialista nei calci piazzati, darei più spazio a Vokic, un saluto all'amico Massimo e io ricambio caramente Gianluca. Poi andiamo, non ce n'è un altro? No, dobbiamo chiudere. 17:31, l'ora X è arrivata, il Brescia è sempre in vantaggio 1-0, 73esimo minuto, ne restano 17, salvo recupero, Brescia in vantaggio a Venezia 1-0, il gol di Aie, decimo sigillo stagionale, classe 97, francese, già lo scorso anno in Serie A faceva parte del Brescia. È tutto per terzo tempo live, io ringrazio ciao Fabio Massimo, Ferraresi, sempre lucido, impeccabile nelle sue analisi, ogni tanto non siamo d'accordo, ma meglio così, vabbè, ma però, fondamentalmente, però più o meno siamo fondamentalmente abbiamo la stessa idea. Sì, assolutamente, a noi piace il calcio propositivo, del resto il maestro tu l'hai avuto come allenatore ad Avellino, stagione 2003-2004, parliamo naturalmente di Zeman. Grazie a Roberto Cherchi in regia, a voi per l'attenzione, ci vediamo lunedì, solo calcio ore 21, tra una settimana invece Pordenone Pescara alle 14, alle 16, sempre qui puntuali insieme con Fabio Ferraresi per terzo tempo live. Grazie e buona serata.